Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in essa affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 7, capitolo 61, 31 ottobre 1906. Continuando il mio solito stato, alla sfuggita è venuto il benedetto Gesù e solo mi ha detto: Figlia mia, ogni sofferenza che l'anima soffre è un dominio di più che acquista di se stessa, perché la pazienza nel soffrire è il regime, e reggendo se stessa, quanto più soffre, tanti domini di più acquista. E non fa altro che ampliare ed ingrandire il suo regno del cielo, acquistando ricchezze immense per la vita eterna. Sicché ogni cosa di più che tu soffri, fa conto che acquisti un regno di più nell'anima tua, cioè un regno di grazia corrispondente ad un regno di virtù e di gloria. Capitolo 62, no, 6 novembre 1906. Mentre stavo pregando, e secondo il mio solito, il più delle volte ciò che faccio lo faccio come se lo stessi facendo con nostro Signore e con le sue stesse intenzioni, onde stavo recitando il credo e senza rendermene conto, stavo dicendo che intendevo di avere la fede di Gesù Cristo per riparare tante miscredenze per impedire che tutti avessero dono della fede. In questo mentre si è mosso nel mio interno e mi ha detto: Tu sbagli, io non c'avevo né fede e né speranza, né ne potevo avere perché ero lo stesso Dio, io ero solo amore. Nel sentire amore mi piaceva tanto poter essere solo amore, che non badando ho detto un altro sproposito, cioè: Signore,
vorrei essere anch'io come te, tutto amore e niente altro. E lui ha soggiunto: questa è la mia mira, perciò ti vado spesso parlando della perfetta rassegnazione, perché vivendo del mio volere, l'anima acquista l'amore più eroico e giunge ad amarmi col mio stesso amore e diventa tutto amore. E diventando tutto amore sta il mio continuo contatto, sicché sta con me, in me, e per me fa tutto ciò che voglio, né si muove né desidera che il mio volere, dove è racchiuso tutto l'amore dell'Eterno e dove resta essa stessa racchiusa. E vivendo in questo modo, l'anima giunge quasi a sperdere la fede e la speranza, perché giungendo a vivere del volere divino, l'anima non si sente più a contatto della fede e della speranza. Se vive del suo volere, che cosa deve credere se l'ha trovato e ne fa suo cibo? E che cosa deve sperare se già lo possiede, vivendo non fuori di Dio, ma in Dio? Perciò la vera e perfetta rassegnazione è il suggello della sicura predestinazione ed il possesso certo che l'anima prende di Dio. Hai capito? Pensaci bene. Io sono restata come incantata e dicevo tra me: niente meno si può aggiungere a questo. E quasi dubitavo e dicevo: forse ha voluto tentarmi per vedere ciò che faccio io e darmi campo a dire più spropositi e farmi vedere dove giunge la mia superbia. Ma però è buono dire qualche sproposito, almeno si spinge a dire qualche cosa e si ha il bene di sentire la sua voce che fa ritornare da morte a vita. E pensavo che altro sproposito potrei dire. In questo mentre si è mosso di nuovo ed ha replicato: tu vuoi tentarmi, non io. E poi finisci col dubitare delle mie verità ed ha fatto silenzio. Io mi sentivo confusa ed andavo pensando a tutto ciò che mi aveva detto, ma chi può dirle tutte? Sono cose che non si possono esprimere. Capitolo 63, 9 novembre 1906. Trovandomi nel solito mio stato, stavo pensando alla passione di nostro Signore. Mentre ciò facevo, è venuto e mi ha detto: figlia mia, è tanto gradito chi va ruminando sempre la mia passione e ne sente dispiacere e mi compatisce, che mi sento come rinfrancato da tutto ciò che soffrì nel corso della mia passione, e l'anima, ruminandola sempre, viene ad apprestare un cibo continuo, e in questo cibo ci sono tanti diversi condimenti e sapori che formano diversi effetti. Sicché se nel corso della mia passione mi diedero funi e catene per legarmi, l'anima mi scioglie e mi dà la libertà. Quelli mi disprezzarono, mi sputarono e disonoravano. Essa mi apprezza, mi pulisce da quegli sputi e mi onora. Quelli mi spogliarono e mi flagellarono. Essa mi risana e mi veste. Quelli mi coronarono di spine, trattandomi da re di burra. Mi amareggiarono la bocca di fiere e mi crocifissero. L'anima, ruminando tutte le mie pene, mi corona di gloria e mi onora per suo re. Mi riempie la bocca di dolcezza, dandomi il cibo più squisito, qual è la memoria delle mie stesse opere. E schiodandomi dalla croce mi fa risorgere nel suo cuore, dandole io per ricompensa ogni qualvolta che faccio una nuova vita di grazia, sicché essa è il mio cibo ed io mi faccio suo cibo continuo, onde la cosa che più mi piace è il ruminare sempre la mia passione. Passiamo rapidamente alla meditazione perché questi scritti di oggi sono veramente bellissimi e profondissimi, ruotanti intorno all'amore e al ricordo fondamentale e orante della passione di Gesù, di cui Gesù ci ha descritto un quadro santificante stupendo e anche che dovrebbe far impazzire di gioia chi ha la santissima abitudine di meditare
quotidianamente la passione di Gesù, cosa che, come sappiamo, possiamo farla attraverso lo straordinario dono delle ore della passione, che sono assolutamente, a mio modestissimo avviso, una delle forme migliori per tenere sempre presente al nostro cuore, meditare e anche proprio conseguire esattamente quegli effetti che Gesù descrive lì attraverso tutte quante le operazioni spirituali che si compiono quando si fanno bene le opere della passione e che Gesù vive e avverte. Comunque, Gesù introduce il discorso fondamentalissimo del secondo capitolo, una settimana prima, dal 31 ottobre al 6 di novembre, cominciando, diciamo così, a far comprendere a Luisa quanto è importante santamente soffrire, applicando, insomma, Gesù è Dio, quindi ne sa molto meglio di noi e anche della sua stessa Chiesa che lui stesso ispira, e applica il principio molto semplice che ogni volta che noi impieghiamo santamente un'occasione di santificazione, di grazia, qual è appunto, per esempio, soffrire con pazienza una sofferenza, facciamo un progresso e un balzo in avanti nella santità e guadagniamo una sorta di diritto, quindi non proprio diritto in senso stretto, perché non si possono accampare diritti nei confronti dell'Altissimo, né lui ha doveri verso di noi, però, fermo restando il beneplacito della sua volontà, è una sorta di diritto, perché lui stesso ha detto a chi ha sarà dato nel Vangelo. Quindi ogni volta che io impiego bene, quindi che santifico bene una sofferenza, dice, da un lato acquisti un regno di più nell'anima tua, qui e in cielo, che significa? E sei più capace di esercitare il dominio di te stesso, che è una cosa fondamentalissima, anche vivere nel regno del volere. E in paradiso avrai un grado di gloria più grande, non fa altro che ampliare ed ingrandire il suo regno del cielo. Perché, come dire, il nostro grado di gloria che avremo in paradiso, e che non è un problema da affrontare in maniera infantile, no? Dice, ah, che me ne importa, tanto che più grande, più piccola, tanto vanno tutti in paradiso e chi se ne importa, mo andiamo a fare la superbia in paradiso, sono più grande, sono più piccolo, sono più santo, tu sei meno santo. Non è questo il problema. Il problema è che, essendo Dio infinito, ed essendo la sua beatitudine infinita, ed essendo la conoscenza di Lui inesauribile anche per la Madonna, insomma, il che è tutto dire, il grado di fruizione, dicono i teologi, della sua beatitudine e delle tutte quante le conoscenze e diletti che ininterrottamente darà all'anima per l'eternità, è proporzionale alla capacità che l'anima ha acquistato sulla terra, dilatando la propria sfera, diciamo così, il proprio recipiente, attraverso l'esercizio delle virtù. Capite? Quindi noi siamo, l'anima sappiamo che è un ente creato, ma ha un'apertura potenzialmente infinita. Quanto santo posso diventare io? A che grado di santità possiamo giungere? Potenzialmente infinito. E a che grado aggiungeremo? Questo dipende da come impieghiamo gli anni della vita terrena, perché il grado è potenzialmente infinito. Cioè qualunque santo, anche Padre Pio, ogni giorno poteva santificarsi di più, e questo fino al giorno della morte. Certo, arrivato il giorno della morte, stop, fine. Questo è il senso della vita terrena, no? Ed ecco perché dobbiamo fare attenzione a impiegare bene ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, possibilmente ogni secondo, ogni istante. Immaginiamo com'era arrivata la Madonna a 72 anni di vita, dopo che dall'Immacolato Concepimento non aveva fatto nient'altro che compiere solo atti della divina volontà senza conoscere la sua. Cioè, ecco perché non deve troppo stupirci, insomma, che da sola questa creatura faccia più di tutte le altre messe insieme, no? Però il principio è questo dobbiamo ricordare, non si tratta di
di fare il gioco al primo della classe, io sono più santo e quello è meno santo. No, no, qui si tratta, cioè, capito? Cioè, di dare gloria a Dio, ma anche di investire il nostro futuro. Vedete, il secondo paragrafo parla della fede e della speranza. Uno ci può credere o ci può non credere a queste cose, ma questi sono principi generali della vita morale. Quindi, se uno le studia il trattato de Grazia, queste cose le trova pari pari. Quindi, quando in queste cose, insomma, parlano i dottori della Chiesa, parla il catechismo della Chiesa, che certamente uno è libero di dargli il peso che vuole, può crederci o non crederci, può farsene beffe, può riderle, tutto quello che vuole, ma così è, così resta. Cioè, una persona che si salva all'ultimo momento, e ce ne sono non poche, insomma, per un atto estremo della Divina Misericordia, che l'anima accoglie e non lascia infruttuoso, certo è salva. Ma mica andremo a pensare che quella gode di Dio, che ne so, come San Massimiliano Maria Colbe, insomma, tanto per fare un nome, o come San Luigi Maria Monforte. Ma cioè, questo è il buon senso, insomma, ce lo dice, no? Quindi attenzione a cogliere, come facevano i santi, tutte le occasioni che il Signore ci mette dinanzi, specialmente quello delle sofferenze, piccole o grandi. Perché corrisponde ad un regno di virtù e di gloria, cioè un regno di grazia, corrispondente ad un regno di virtù, cioè crescono le tue virtù mano a mano che tu le eserciti, specialmente nella sopportazione delle prove, e di gloria, cioè in cielo godrai maggiormente di Dio. Punto. Veniamo al secondo paragrafetto, no? Qui, fortissima Luisa che dice che fa i suoi sproloqui. E che dicendo il credo dice: mi unisco alla fede di Gesù perché tutti abbiano il dono della fede. E Gesù qui dice solennemente una cosa sempre saputa nella tradizione della Chiesa. San Tommaso su questo, San Tommaso d'Aquino era risolutissimo, anche se adesso ogni tanto gira qualche mattacchione, chiamiamolo così, che si mette a parlare della fede di Gesù Cristo, insomma, segno che crede ben poco alla sua divinità. Gesù spiega, io ho la fede e la speranza, come fa il figlio di Dio ad averci la fede? Cioè la fede è la conoscenza appunto non certa e non evidente delle cose soprannaturali e la speranza è l'attesa dei beni eterni che noi non conosciamo, cioè la speranza, cioè qui aspetto il paradiso e la visione beatifica, ma io non ho più pallida idea di cosa sia il paradiso e la visione beatifica, ma Gesù ce l'aveva queste cose, dal cielo ci veniva, insomma, quindi non è che qualcuno gli doveva spiegare come era fatto, no? Quindi diventa veramente ridicolo parlare poi di queste cose, dico insomma perché può capitare di sentire qualche reale sproloquio, ecco, non quelli, gli sproloqui d'amore di Luisa, e quelli erano belli, no? Oggi a volte si sente qualche sproloquio che fa veramente, come dire, saltare sulla sedia, no? Perché, no? Sperando che non si rendano conto di quello che dicono, no? Dice, io ero solo amore, e attenzione, da questa frase di Gesù molto significativa, ecco perché certamente l'umanità santissima di Gesù, quello che ha fatto in questa vita, è stato esercitare la carità. Certo che lui era la carità, ma l'ha esercitata come uomo. Quindi amando Dio lui con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e immolandosi, che più non poteva fare per le nostre anime, quindi questo Gesù ha fatto, è proprio il motivo della sua venuta sulla terra, no? E dice Luisa, voglio diventare tutto amore solo io, attenzione, questo è possibile, dice Gesù, certamente è possibile in un certo senso e a certe condizioni. E comincia a parlare, questo per noi è un discorso capitale, della perfetta rassegnazione. Questo è un termine che quando lo usa Gesù c'ha un significato più bello e più profondo di come lo intendiamo noi. Generalmente la rassegnazione sembra come una cosa un po' negativa, un po' fatta sforzata, un po' vabbè, che dobbiamo fare? Non c'è niente da fare, mi devo rassegnare, no? Ecco, non è proprio così. Ecco. La perfetta rassegnazione significa, in parole, imparare
a vedere in ogni più piccola cosa una manifestazione della divina volontà, ma proprio anche nelle più piccole, ed accoglierla con perfetta unisonanza, gioia, adesione a quello che Dio mi mette davanti. Quella è la perfetta rassegnazione. Capiamo che dietro questa perfetta rassegnazione cosa c'è? C'è una vita interiore ormai giunta agli ultimi stadi, cioè capace di stare senza con questo essere distratta in maniera disordinata dalle comuni occupazioni che dobbiamo adempiere, fissa in Dio. Ecco perché dice, sta a mio continuo contatto. E questo significa vivere del divino volere. Questo è un aspetto fondamentalissimo. Questa adesione costante e continua alla divina volontà, attimo per attimo, momento per momento, che è una piccolissima cosa. Sto a fare una cosa, mi si intoppa qualcosa, ma in questo momento Dio non vuole che la faccio, faccio altro. Ecco, per esempio, no? E qui ci vuole lo Spirito Santo che dentro i cuori entri, scavi e illumini. Perché la vita nella divina volontà, questo dobbiamo sempre ricordarlo, è interiore, chiama in causa la persona. Cioè, io ogni tanto faccio qualche esempio, certamente lo faccio per me, lo faccio per tutti, per far capire alcune di... Però queste cose bisogna viverle. Non chiacchierarne, non sbandierarle in giro, non stare sempre a dire, cioè che qualche volta ho fatto notare, no? Si vede un po' in giro ambienti, luoghi dove si parla, si parla, si parla anche troppo, a volte anche un po' a sproposito, mi si perdoni, insomma. Ma un'anima che vive nella divina volontà parla poco. Se non certamente se deve fare una catechesi, per forza deve parlare di divina volontà, se sta a fare una meditazione, per forza deve parlarne, ma dopo questo è un qualcosa da vivere attimo per attimo nel nostro cuore. E le persone non, cioè, non sanno che uno vive nella divina volontà, questo ricordiamolo, se non da quello che vedono all'esterno in santità e virtù. Non ci sono altre cose, non è una... Come dire, un manierismo, una nuova moda spirituale, un qualche cosa da ostentare. No, no. Quindi, la persona che vive nella divina volontà è una persona normalissima, apparentemente insignificante, come era Luisa, come era Maria Santissima. Non dimentichiamolo mai questo qui. Però, dietro lo schermo invisibile al prossimo, perché noi abbiamo la nostra Santissima Umanità che ci protegge. Nessuno può vedere quello che mi frulla per la testa, a me, dove sta il mio cuore in questo momento, cosa sto desiderando, se sto amando Gesù, se sto facendo gli atti di amore, se mi sto fondendo con la divina volontà, cioè non si... Se sto, come dire, vedendo un fatto che mi sta succedendo e interloquendo con il Signore, dire che cos'è questa cosa qui, va bene, faccio come dici tu, capite? Questa continua attività interiore, che è nascosta agli occhi di più, questa è conosciuta da Dio solo. Questa, a mio avviso, è una delle cose più belle, più sicure, più santificanti, più meravigliose di questo mondo. E che lo rende non soltanto santificantissimo per chi lo vive, ma alieno da tutti i possibili pericoli. Molte volte negli scritti Gesù parla, io ci tengo più a questo che a tutte le opere esterne, perché nelle opere esterne, anche quelle sante, e qui ogni volta che lo dice a me io tremo perché io sono prete, quindi purtroppo delle opere esterne lo fa per forza, perché la messa la celebro, la confessionale ci vado, vabbè, cioè a tutte quante le operazioni che si fanno, non è che posso stare tutto rinchiuso nel mio cuore. Dice, però sto attento che nelle opere esterne c'è sempre un po' d'umanità. Invece in queste interne non c'è per niente, perché non c'è nessuna gratificazione, c'è nessuna soddisfazione, nessuno lo sa, nessuno ti vede, non puoi cercare te stesso, non puoi cercare la stima, non puoi cercare la compiacenza delle creature, capite? Capiamo? Quindi questa perfetta rassegnazione dilata, cioè è possibile soltanto se io sono folle d'amore per Gesù, cioè io veramente non mi voglio muovere se non facendo una cosa per amore suo.
E quindi che succede? Questo produce una unione talmente stretta, dice Gesù, dice a questo punto l'anima quasi giunge a sperdere la fede e la speranza. Perché? Perché se vive del mio volere, ma che cosa deve credere? Cioè, mica non ci crede che Gesù Cristo esiste, che esiste il paradiso, insomma, che e tutte le altre cose, no? Cioè diventa un qualche cosa, come dire, di presupposto, di scontato. La speranza, ma la vita nella divina volontà porta al possesso, porta. Certo, rimane, come dire, l'attesa del paradiso, ma qui si vive in Dio, non fuori. E tutto questo però da dove parte? Dice, dalla vera e perfetta rassegnazione, che è il suggello della sicura predestinazione ed il possesso certo che l'anima prende di Dio. Cioè, se tu vuoi essere certo di avere Dio nel tuo cuore, a tua guida, eserciti la mattina e la sera su questo punto. E qui Gesù conclude dicendo: hai capito? E pensaci bene. Quindi, capito? Gli dice: pensaci bene. Cioè, non ti far passare questa cosa, non te la farci volare addosso, perché ti ho detto una cosa fondamentale. Questo vale per lei e vale per noi. Ultimo capitolo, la meditazione della passione di Gesù. Ecco, qui. Allora, qui dobbiamo anzitutto fare l'esame di coscienza. Uno, se abbiamo compreso l'importanza di questa operazione. Ruminare la passione, rumina è bellissimo, no? Pensiamo a come mangiano i cavalli. La ruminazio era un termine utilizzato nella spiritualità medievale. Capite? Cioè, la ruminazio, vedi, sti cani, se mangiano un pochetto di fieno, stanno 3 ore a masticare, cominciano a fare gnam, gnam, gnam. Dice, ma che hanno un goia questo? Ci mettono 3 ore, se diventano vecchi bacucchi che devono passare. Perché masticano, 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 no? Io ero tanto appassionato quando ero vicino dei cavalli, insomma, che gli davo sto fieno e questi gnam, gnam. Dico, quanto ci mette questo a metterlo, ma a ingoiarlo, che ce n'è un altro po'. E gliene voglio dare un altro po'. Allora, ecco, questa operazione che provochi delle reazioni interiori, cioè tu senti dispiacere, ma dispiacere a volte proprio fino alle lacrime, a volte fino alle lacrime profondissime per quello che Gesù ha sofferto per te o no? Lo compatisci a Gesù, gli dici qualcosa, cioè le ore della passione anche qui, no? Come anche tante cose che ci vengono dagli scritti, più per lì, ci danno l'imbeccata, no? Ecco, numero uno, diciamo così, se l'imbeccata è ben vissuta, tu te ne accorgi, cioè ci sono dei punti dell'ora della passione che sono proprio intrinsecamente commoventi, a mio modestissimo avviso. C'è, cioè, una persona che rimane di ghiaccio dinanzi a quelli. Preghi un pochino Gesù, insomma, no? Ecco perché ne sente dispiacere e mi compatisce. E quindi prorompe in manifestazioni di intimo amore, di gratitudine nei confronti del Signore. Qui ognuno sa. E anche prendendo spunto dalle ore della passione, c'è, cioè, un modo anche fecondo, no, di pregarle. Tu, cioè, certamente la cosa fondamentale è il recitarle, insomma, anche mentalmente o anche ascoltarle, come dire, seguendo il testo, no? Ma se tu, per esempio, a un certo punto arrivi in un punto particolare dove senti, questo vale, questa è una regola che vale ogni volta che si prega, che senti che ti parte il cuore, vuoi interloquire personalmente con Gesù. E per quella circostanza concreta, ma fallo subito, Poi riprendi certamente il testo, perché non è che te la puoi fare da solo l'ora della passione, ma ti prendi tutto il tempo che ti pare per seguire questa cosa, no? Questo perché? Questo rappresenta per la nostra anima un cibo continuo con diversi condimenti e sapori che è santificante per l'anima, ma attenzione, qui è un cibo graditissimo.
a Gesù. E anche qui dobbiamo pensarci, eh? Perché che cosa succede? Questi non sono effetti, come dire, poetici, questi sono effetti reali che Gesù sente e vive. Cioè, nel corso della passione mi dietro funi e catene, l'anima mi scioglie e mi dà libertà, mi hanno disprezzato, mi hanno sputato, mi hanno disonorato. Ah no, lei mi apprezza, mi pulisce dagli sputi e mi onora. Quelli mi hanno spogliato e mi hanno flagellato. L'anima che fa questo mi risana e mi veste. Mi hanno coronato di spine e mi hanno fatto re di burla, amareggiato la bocca di fieri, mi hanno crocifisso. L'anima, ruminando le mie pene, mi corona di gloria e mi onora per suo re. E glielo dice a Gesù. E mi riempie la bocca di dolcezza. Quindi immaginiamo, no, che a Gesù l'hanno avvelenato, l'hanno riempito la bocca di sputi, di fiele, di aceto, tutto, e noi possiamo dargli la dolcezza. E schiodarlo dalla croce facendolo risorgere nel suo cuore, cioè, e ogni qualvolta faccio ancora, vedete, io per ricompensa gli do una vita nuova di grazia. Questo tutti i maestri di spirito proprio degni di questo nome hanno da sempre insegnato questo che Gesù conclude dicendo, no? La cosa che mi piace di più è ruminare sempre la mia passione, cioè la meditazione è sempre una cosa assolutamente costruttiva, ma meditare sulla passione di Gesù è il top. E noi abbiamo quotidianamente la possibilità di farlo attraverso il Santo Rosario, i misteri dolorosi, e attraverso le ore della passione, quindi che sono un corollario, sono un caposaldo a mio avviso, necessario, a mio avviso, e questa è una cosa che penso io, poi non è un dogma di fede, per chi vuole vivere nella divina volontà. Cioè che l'anima voglia vivere nella divina volontà, oltre all'atto preventivo e l'atto di fusione, diciamo, tra gli esercizi quotidiani, abbia l'ora della passione e l'ora del pio pellegrinaggio, a mio modestissimo avviso, è quanto mai, quanto meno opportuno. Ecco, come ha detto Gesù, pensiamoci bene, così al discorso fatto sulla perfetta rassegnazione. Sia quanto è grande e importante meditare e ruminare sulla passione di Gesù. Bene, Santa Vergine Maria, oggi abbiamo veramente toccato alcuni grossi vertici e punti focali e fondamentali, ecco, della vita del Divino Volere, di cui tu sei maestra, insomma, ecco. Perfetta rassegnazione al Divino Volere è stata la tua vita ininterrotta e la meditazione sulla passione di Gesù certamente non poco ha assorbito sicuramente da dopo che l'hai vista con i tuoi stessi occhi e vissuta, ma certamente anche prima, quando ben sapendo la sorte del Redentore, certamente pensavi a questo. Ecco, queste devono diventare realtà per la nostra vita. E ti chiediamo con tutto il cuore, ecco, di aiutarci e a fare in modo che così presto sia. Per la gloria sua, ecco, per la tua gioia, per la nostra santità. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.